Il 27 e 28 febbraio si è tenuto in Fabbrica Saccardo a Schio un workshop proposto da Confartigianato Imprese Vicenza alle realtà della comunicazione, in particolare a fotografi e professionisti grafici. Il doppio appuntamento è rientrato nel più ampio calendario di eventi extraordinari, supportato anche da EBAV e con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Fotografi Matrimonialisti. Sentiamo. Due giorni dedicati all'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale nella fotografia e nella post-produzione delle immagini. Nella prima giornata, Francesco Gravina ha presentato, forte dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di wedding e di ritratto, il suo stile e modo di gestire un servizio fotografico, approfondendo l'intero workflow del suo lavoro. Nella seconda giornata si è sceso nel dettaglio con l'esperto Adobe Gianluca Cazzeddu, che ha spiegato le tecnologie dell'intelligenza artificiale applicate alla fotografia e alla post-produzione. Abbiamo essenzialmente visto come applicare questo nuovo trend nella tecnologia in una fase di produzione seria, quindi non per creare immagini fantastiche come va un po' molto di moda adesso con l'intelligenza artificiale, ma proprio per usarla nelle procedure di fotoritocco, nella produzione vera e propria dell'immagine fotografica. E la partecipazione delle decine di artigiani del settore comunicazione è stata attiva e arricchita da molte domande. Molto entusiastica la partecipazione, c'è stata molta partecipazione anche durante la mia conferenza, molte domande, molte curiosità, e in effetti è una cosa nuova, quindi ovviamente ha generato diverso parapiglia, domande, curiosità, come era ovvio, e sono molto soddisfatto di questa giornata perché questo argomento, che è un po' nuovo, ha generato appunto molto hype, come si dice. Speriamo che queste nuove tecnologie, questi nuovi modi di lavorare aiutino effettivamente il lavoro del fotografo nella sua quotidianità. Un aiuto che può sicuramente arrivare agli artigiani del sistema comunicazione. Sono convinta che questo avvento dell'intelligenza artificiale porterà molti benefici al lavoro dei nostri artigiani fotografi, ma non solo, anche grafici, copyright e sviluppatori di siti. L'intelligenza artificiale non deve essere una cosa di cui avere paura, non deve essere un qualcosa che vediamo possa sostituire il lavoro umano, ma anzi la dobbiamo conoscere per farla diventare nostro alleato, uno strumento al servizio del lavoro, per essere veramente degli artigiani digitali e migliorare così non solo il lavoro, ma soprattutto la qualità di vita, perché probabilmente libererà un sacco di tempo per noi stessi. Il mondo della comunicazione sta cambiando ed è cambiato radicalmente. Come Confartigianato Vicenza e come responsabile della categoria comunicazione, credo che sia nostro dovere dare l'opportunità ai soci e anche ai non soci per avvicinarli alla nostra associazione, dare appunto l'opportunità di essere sempre informati, sempre avanti e sempre sul pezzo. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.